Cari fratelli e sorelle, saluto tutti voi romani e pellegrini, in particolare quelli venuti da lontano. Vi ringrazio per la vostra partecipazione e anche per le vostre preghiere che nei giorni scorsi avete intensificato. Grazie davvero. Rivolgo una benedizione alla carovana di pace che in questi giorni è partita dall'Italia per l'Ucraina, promossa da varie associazioni, Papa Giovanni XXIII, FOCSIF, Pro Civitate Cristiana, Pax Christi e altre. Insieme con generi di prima necessità portano la vicinanza del popolo italiano al martoriato popolo ucraino e oggi offrono rami di ulivo, simbolo di pace di Cristo. Ci uniamo a questo gesto con la preghiera, che sarà più intensa nei giorni della Settimana Santa. Fratelli e sorelle, con questa celebrazione siamo entrati nella Settimana Santa. Vi invito a viverla come si insegna la tradizione del Santo Popolo Fedele di Dio, cioè accompagnando il Signore Gesù con fede e con amore. Impariamo dalla nostra Madre, la Vergine Maria. Lei ha seguito il suo figlio con la vicinanza del cuore. Era un'anima sola con lui e, pur non comprendendo tutto, insieme con lui si abbandonava pienamente alla volontà di Dio, Padre. La Madonna ci aiuti a essere vicino a Gesù, presente nelle persone sofferenti, scartate e abbandonate. Che la Madonna ci porti per mano a Gesù presente in queste persone. A tutti buon cammino verso la Pasqua. E Angelus Domini, nunc avet Maria. Et concepit Spiritus Sanctus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus il frutto venti tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E Ancilla Domini. Fia mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus il frutto venti tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus frutto venti tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentris. Udini et dicamur promissionibus Christi. Grazie in Tua, an quesum Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunciante, Christi Fili Tui, incarnazione cognome. Per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducam, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luce a Dei. Requiescant in pace. Amen. Domini benedictum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Inclinate vos ad benedictionem. Respice questum Domine super a familiam tuam. Pro qua Dominus nostri Iesus Christus non dubitavi manibus tradi innocentium et crucis subire tormentum. Qui vivet et regnat in saecula saeculorum. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus, descendat super vos et maniat semper. Amen.
Amen. Ite missa est. Deo.